Buongiorno a tutti, buona giornata. Mi auguro abbiate passato una buona domenica e se così non fosse stato, spero che oggi possa andare un po' meglio. Eccoci ancora qui nel cercare di condividere la meditazione circa la parola di Dio che la liturgia oggi ci propone. Ci è presentato il racconto di San Giovanni al capitolo 8, i primi 11 versetti che vi invito a leggere, che descrivono il perdono della donna colta in adulterio. Ogni tanto a me piace guardare su YouTube alcuni video dove riparano, recuperano alcuni oggetti rovinati, magari degli attrezzi arrugginiti, oppure degli arredi, oppure ancora quando restaurano un quadro. Mi piace vedere come passino questi oggetti dalla loro condizione di rovina alla bellezza, vengono recuperati. Ogni tanto anche a me piace fare qualche piccola manutenzione in oratorio, mettere a posto qualche cosa. E ogni volta che metto a posto qualcosa, che me ne prendo cura, mi accorgo che quell'oggetto, quella realtà, per me aumenta di valore. Magari non dal punto di vista economico, ma dal punto di vista affettivo sì. Che tra l'altro poi questo non ha prezzo e quindi supero anche il problema di carattere economico. Mentre invece, e tutti qua lo sappiamo, quando usiamo delle cose di poco valore, cose di consumo e queste si rompono, normalmente le buttiamo. Perché? Perché valgono poco. Ecco, il racconto di oggi, che torno a dire essere quello della donna colta in adulterio e che Gesù perdona, non condanna, è come se ci dicesse che noi non siamo e non dobbiamo essere oggetti di consumo, ma andiamo recuperati, andiamo riparati, restaurati. Tutti noi sappiamo cosa voglia dire quando ci hanno tolto un peso dalla coscienza, ci siamo sentiti liberati. E questo cosa fa? Ci porta alla gioia. Mentre al contrario, quando ci portiamo dentro un peso, magari anche per le nostre colpe, questo è come se ci rendesse prigionieri, non siamo liberi. Se la gioia che nasce dalla liberazione ci dà la possibilità magari di cambiare, di lasciare da parte alcune cose che abbiamo fatto, il sentirci prigionieri può rischiare di farci perdere il senno e quindi anche di dimenticare chi siamo. Dio in Gesù vuole aiutarci, attraverso la sua bontà, la sua misericordia, a capire che le persone vanno restaurate, vanno recuperate, noi stessi andiamo recuperati e vuole che ci lasciamo alle spalle tutti i pesi che ci schiacciano a terra, pronti per camminare verso la Pasqua. Buona giornata ancora a tutti.